Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi parliamo di musica. In molti mi chiedete dove prendo io la musica, quale approccio utilizzo per fare gli editing con la musica o con gli effetti. Quindi volevo darvi una risposta, qualche indirizzo molto molto semplice. Sapete che un anno e mezzo fa circa avevo pubblicato un altro video sempre sul tema relativo a dove trovare la musica. Qualcuno mi chiede: la musica la prendiamo gratis, le licenze, quali rischi si corrono, dove troviamo la musica di maggior qualità, i tipi di registrazione di qualità naturalmente più alta rispetto ad altre, quanto sono importanti i browser per la ricerca della musica. Vi spiegherò anche questo, vi farò vedere un pochino come montarla al meglio in due casi abbastanza emblematici. Allora, intanto, dopo aver utilizzato molte piattaforme, da 2 anni circa io utilizzo esclusivamente Artlist. Per una ragione pratica, sapete che io torno sempre sul tema della praticità, dal punto di vista del flusso di lavoro. Su Artlist io trovo, la musica che mi piace. Generalmente mi sono accorto ad un certo punto, usando due piattaforme in contemporanea, che poi alla fine andavo a prendere sempre la maggior parte del materiale su Artlist, sia la parte di effetti, perché su Artlist ci sono anche gli effetti, ma soprattutto la parte di musica. Trovo che, sia la qualità della musica, sia la facilità di ricerca mi rendono tutto più semplice. La facilità di ricerca in particolare per me è molto importante, cioè il modo in cui questa musica viene catalogata all'interno della piattaforma e restituita sulla base di appunto indici è estremamente importante, la qualità della restituzione, perché quando facciamo una ricerca abbiamo bisogno che ovviamente il software ci tiri già fuori un qualcosa che sia vicino a quello che noi ci aspettiamo. Perché un problema enorme andando sulle banche dati di musica free o open source è che la ricerca è molto molto complessa e articolata. Ovviamente non possiamo perdere delle ore, il tempo è importantissimo, io lo dico, ve lo ripeto sempre. Alla fine decidiamo di acquistare una licenza annuale, come per esempio su Artlist, ad una certa cifra. Se dovessimo mettere insieme tutte le ore che perdiamo a cercare musica gratuita altrove, ovviamente questa cifra sarebbe molto maggiore, con in più però il rischio di non sapere mai con certezza se quella musica è veramente free, libera all'uso, o se è solo libera all'uso in certe circostanze oppure no. Ricordatevi anche sempre che il fatto di leggere che su un certo sito quella musica è libera, o su YouTube oppure su altri tipi di siti, non significa che lo è sempre, comunque, per tutto. Bisogna andare a investigare bene, capire quale tipo di licenza è, e naturalmente bisogna avere a mano la licenza, perché quando voi leggete che una musica è gratuita, dovete essere sicuri che poi questo accordo valga anche in futuro. Se non avete un documento o un luogo a cui tornare, non lo potete dimostrare. Quindi, primo aspetto è la certezza di avere una licenza unica. Con Artlist c'è questo vantaggio di avere una licenza che vale per sempre, tutta la musica che scaricate è valida per sempre, è valida per qualsiasi uso su qualsiasi piattaforma, YouTube, Facebook, uso commerciale, eccetera. Capite che per me questo aspetto è veramente risolutivo, soprattutto per chi ci lavora dal punto di vista professionale, la spesa relativa è davvero quasi irrilevante. In più ci sono gli effetti, come dicevamo, e poi questo tema gigantesco che è la cercabilità dei brani. Allora, facciamo l'esempio di un'intervista come questa, di una talking head, una persona che sta parlando. La qualità audio che vi interessa. Nel caso specifico, io sono molto affezionato al Rode VideoMic Pro Plus. Voglio cercare una musica che mi Non vada so a se esistono supportare, a farmi da altri Pro che tappeto potrebbero su questo parlato. Allora vado su Artlist, vado a farmi la mia ricerca. Sapete che questo tipo di piattaforme sono interessanti perché abbiamo la possibilità di fare la ricerca per atmosfera, uplifting, per esempio, dargli delle caratteristiche edificante, epica, potente, eccitante, un'atmosfera felice, funny, spensierata, giocosa, groovy, eccetera, eccetera. Io immagino sotto quel parlato un qualcosa che sia un tappeto non troppo distraente, ma che contribuisca in qualche modo a dare un po' di energia al parlato. Quindi provo ad andare a prendere un Groovy, e poi ci mettiamo, lascerei Groovy semplicemente. Poi nel genere invece metto magari un jazz piuttosto che lounge. Adesso vediamo che cosa. Carino, però forse è troppo morbido.
Io normalmente vado sempre a vedere dove ci sono dei cambi di scena, se c'è qualche attacco particolare. Questa è bella, però forse un po' troppo posata su questo contrabbasso. Vediamo questa highline. Questa a me piace, per esempio, sotto quel parlato potrebbe funzionare a mia sensazione. Vediamo come va. Pur avendo un microfono super prestante, non riuscirete ad ottenere la qualità audio che vi interessa. Nel caso specifico, io sono molto affezionato al Rode VideoMic Pro Plus, e lo uso anche in Ok, sostituzione di altri la microfoni seconda cosa che che ho che facciamo è inserire un piano di equalizzazione sulla musica per uso. andare a togliere. No, non utilizziamo questa, però vediamo l'analizzatore di spettro della base musicale. Per Pur avendo un praticità, vi microfono. consiglio di digitare Command L di modo che vada in loop il brano e poi lo fate partire con lo slash a destra. In questo modo riproduce in Pur avendo un continuo. microfono super prestante, non riuscirete ad ottenere la qualità audio che vi interessa. Nel caso specifico, io sono molto affezionato al Rode VideoMic Pro Plus. In questo caso, allora vi dicevo che noi vogliamo far sì che le frequenze della musica che coincidono con quelle della voce in qualche modo vengano abbassate in modo di lasciare più spazio alla voce. Lo facciamo in questo modo: abbiamo l'equalizzazione qui sulla traccia musicale. Allora noi andiamo a togliere un po' delle frequenze che in comune tra voce e musica in modo di lasciare più spazio alla voce. Non è solo una questione di volume, ma è anche una questione di armonia, di equilibrio tra le frequenze della voce e le frequenze della musica. Quando si disturbano, bisogna intervenire. Spesso è così in realtà. Quindi noi andiamo ad agire anche solo semplicemente sulla traccia musicale in quest'area e vediamo che cosa succede se aggiungiamo, togliamo e mettiamo l'equalizzazione. Pur avendo un microfono super prestante, non riuscirete ad ottenere la qualità audio che vi interessa. Già Nel caso così la risolve molto, però se tiriamo ancora giù un pochino il volume. pur avendo un microfono super Equalizzata. prestante, non riuscirete ad ottenere la qualità audio che vi interessa. Nel caso specifico, io sono molto affezionato Non al Rode equalizzata. VideoMic Pro Plus, e lo uso anche in sostituzione di altri microfoni che ho che potrebbero, apparentemente, Equalizzata. E capite che non è solo una questione di volume, quindi una volta che avete regolato i volumi, quello che consiglio di fare è andare anche a ritoccare leggermente quelle frequenze di disturbo che così lasciano più spazio alla voce. Vi ho voluto preparare anche un altro esempio che credo possa essere interessante, relativo a un vecchio video che avevo realizzato sulla M50, che probabilmente ricorderete, se non l'avete visto, andate a rivedere, che aveva questo mood un po', diciamo, di tensione, thriller, chiamiamola così, che è questo, vi faccio inizialmente ascoltare in versione originale. Una piccola pausa perché mi hanno fatto notare una cosa: in, non so, 80 video che ho caricato su YouTube, forse 3 volte ho ricordato di iscriversi al canale, non lo faccio praticamente mai. Allora, oggi vorrei verificare se questa cosa ha un senso, perché mi dicono tutti devi dire di iscriversi al canale. Non so, mi sembrava che non fosse necessario, però io ve lo dico, se vi iscrivete naturalmente mi date una grossa mano perché più il canale cresce e più abbiamo la possibilità di fare meglio le cose, ho la possibilità di raccontarvi cose più interessanti, più approfondite, eccetera. Per cui ecco, se non l'ho mai fatto lo faccio ora, iscrivetevi al canale adesso, clicca. Questo dà idea di quanto sia impattante l'elemento musicale. Se però noi decidiamo di stravolgere completamente il nostro impianto visivo in favore di una struttura che musicalmente lo porta da un'altra parte, immaginiamo per esempio che
la persona che vedete lì non è in quella condizione così inquietante, ma è semplicemente una persona in una concentrazione profonda legata al lavoro che sta facendo, però in un clima di complessiva rilassatezza e gioia, chiamiamola così. Quindi vi ho preparato un altro brano da mettere sotto, vedete che cambiando la musica cambia tutto. Ve li faccio rivedere un po' attaccati. Insomma, avete capito, può cambiare davvero tutto. La musica è un componente centrale, essenziale e consigliabile dotarsi di un abbonamento a una piattaforma come Artlist, che è sicuramente estremamente efficace. Io vi lascio il link ad Artlist, che ha una promozione tra l'altro in questi mesi, per cui ci sono 2 mesi di gratuiti di Artlist, ma in più c'è in regalo per chi si iscrive un pacchetto che credo sia soltanto per le vacanze di Halloween, che contiene una serie di loot, transizioni, effetti speciali, eccetera, che Artlist mette a disposizione. Quindi se vi fa piacere utilizzate il link qui sotto. Ho cercato di farvi vedere un esempio molto 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 basico e generale, ma che volevo un po' indirizzarvi per quelli che sono gli aspetti da tenere a mente quando si va a cercare una piattaforma che fornisce basi musicali. Quindi la licenza che sia il più aperta e completa possibile, la possibilità di usufruire dei brani per sempre, la possibilità di avere effetti speciali anche a cui attingere, effetti sonori, diciamo così, e soprattutto la grande qualità della ricerca attraverso il browser, perché quello fa tantissimo la differenza, vi evita di sprecare tempo. Il tempo è importante per tutti, abbiamo bisogno di dedicarlo alla componente creativa. Spero di avervi dato qualche feedback in più anche oggi e alla prossima.